Ricordate le piccole stazioni disseminate tra le campagne siciliane dove il tempo sembra essersi fermato? La maggior parte di esse, a causa dei piani di riammodernamento delle ferrovie, sono ora dismesse e abbandonate. Una sorte che probabilmente sarebbe toccata anche all'ex scalo merci della piccola stazione di Villa Rosa, una manciata di chilometri da Enna, se non fosse stato per l'intraprendenza di Primo David, ferroviere oggi in pensione, che inizialmente ha evitato la chiusura della stazione, trasformandola in uno spazio piacevole e accogliente, e dulcis in punto ha creato all'interno di alcuni vagoni ferroviari un vero e proprio museo etnoantropologico. Io ero venuto qui nel maggio del 1992 per chiudere questa stazione, perché il mio compito ufficiale, allora ero un ferroviere, come capogestione dovevo chiudere e inventariare tutto quello che c'era in biglietteria. Arrivato a Villa Rosa si è fermato tutto, dicendo che si poteva fare di più per questa comunità, coinvolgendo gli emigranti che vivono soprattutto in Belgio e in Germania. Ho fatto abilitare la biglietteria al servizio internazionale, mettendo biglietti per l'estero, auto al seguito, vagone letto, un contingente di posti prenotati per i treni per Roma Termini e Milano Centrale, e da qui è scattata la molla per diventare una stazione commerciale. Sicuramente l'inizio non è stato facile, però quando si ci crede in certi valori, in certi obiettivi, sicuramente prima o poi si arriva al traguardo. I vagoni sono quelli che furono usati per deportare gli ebrei da Roma a Trieste al campo di concentramento San Sabba. L'idea di allestire proprio all'interno di questi vagoni un museo è stata la volontà da parte di Primo David e dell'Associazione Culturale Amici del Treno Museo di Villa Rosa di trasformare un luogo di morte in un luogo di cultura e memoria per non dimenticare le atrocità, il dolore e la sofferenza della deportazione. All'interno del Treno Museo di Villa Rosa si ripercorre la storia del territorio, dalle miniere alla civiltà contadina, fino alla storia dell'emigrazione che nel corso degli anni ha spopolato il paese. Uno spazio particolare è dedicato al treno, con veri e propri pezzi rari che fanno la gioia di molti appassionati. Oggi il Treno Museo è il fiore all'occhiello del piccolo comune ennese, un'attrazione culturale che nel corso degli anni ha accolto circa 1 milione di visitatori, molti dei quali stranieri, soprattutto tedeschi, austriaci e francesi, con cui Primo David organizza anche dei tour rigorosamente in treno per visitare l'isola. Oggi il Treno Museo di Villa Rosa è diventato un simbolo nel territorio, ma soprattutto quello che è importante, l'80% dei turisti che arrivano a visitare il nostro Treno Museo arrivano tutti in treno. E questo per me è fondamentale, perché il treno è civiltà, un treno quando si sposta da un lago all'altro porta cultura, là dove c'è cultura c'è turismo, e in una terra baciata dagli dèi come la Sicilia sicuramente le ferrovie hanno un ruolo importante.